la chiamano visione a tunnel. È quando gli investigatori si concentrano su una singola pista di indagine o su un sospetto ed escludono o ignorano qualsiasi altra possibilità. Questo può portare a un pregiudizio nelle decisioni, riducendo l'obiettività nell'analisi degli indizi. Aumenta così il rischio di errori investigativi. Accade quando mancano prove certe e dirette, quando cioè si fa affidamento su indizi o su deduzioni logiche nella ricostruzione dei fatti. I dati raccolti vengono così interpretati a sostegno di una tesi, quella che appare più credibile, più logica, e si cercano e si valorizzano proprio gli indizi che confermino quella tesi, trascurando o minimizzando altre ipotesi. Si tratta di un processo umano, naturale, un meccanismo psicologico che spinge a cercare conferme a quella che siamo convinti sia la tesi giusta, anzi a volte l'unica tesi possibile. Accadde probabilmente nel caso dell'omicidio di Nada Cella. Non c'erano prove, la ricostruzione degli spostamenti all'interno dell'edificio dove era avvenuto l'omicidio non forniva elementi certi. La scena del crimine era stata compromessa. Le perquisizioni non avevano portato a nulla e le indagini sulla vita, sulle relazioni, sulle abitudini di Nada Cella non avevano dato indicazioni importanti. Erano stati sentiti rumori nei momenti in cui si presumeva fosse stato commesso l'omicidio, ma quei rumori, riferiti da qualcuno, erano stati negati da altri. Le indagini si concentrarono su Marco Soracco, il commercialista titolare dello studio presso cui Nada Cella lavorava. Come ha detto Graziano Cetara, giornalista del secolo XIX, era il colpevole perfetto. Era stato lui a trovare la ragazza agonizzante. Gli investigatori avevano scoperto che lei voleva lasciare quell'ufficio, che non sopportava più il suo datore di lavoro, che aveva detto ai genitori di sentirsi in qualche modo osservata, spiata. Secondo gli inquirenti, le deduzioni logiche portavano al commercialista. Quello che accadde però è che un'altra pista investigativa fu clamorosamente sottovalutata. Approfondimenti che potevano essere fatti furono invece allora ignorati. Testimonianze a cui si poteva dare più rilevanza furono sottovalutate. Quell'ipotesi, quella pista alternativa, come vedremo, spunterà prepotentemente molti anni dopo. Ma ora, nelle settimane successive all'omicidio, è su di lui, su Marco Soracco, che si concentrano i sospetti e le indagini, sul cosiddetto colpevole perfetto. I magistrati cercano informazioni su di lui, chiedono delle sue abitudini, delle sue relazioni. Il 13 maggio, interrogato dal sostituto procuratore Filippo Gebbia, a cui è stata affidata l'inchiesta, Soracco dice che Nada Cella fisicamente non era il suo tipo e che, testuale, anche come carattere era introversa e conseguentemente non mi attraeva. Dice al magistrato che gli piacciono le ragazze più formose e che abbiano un carattere aperto ed estroverso e soprattutto che non siano più alte di lui, mentre Nada, dice, era più alta di me di 5-8 centimetri. Sempre al magistrato racconta di non essere fidanzato, ma di aver avuto una relazione tra il 1990 e il 1992 con una ragazza di Genova. Un'amica, quella che aveva presentato la ragazza a Soracco, dirà al magistrato che la madre e la zia non erano contente della relazione del figlio. Racconta che Marisa Becchioni l'aveva anche rimproverata perché aveva fatto incontrare i due. Dice: secondo me la madre e la zia erano gelose di Marco. Il 10 maggio, 4 giorni dopo l'omicidio, questa amica chiama in commissariato per portare all'attenzione, così verrà riportato, il comportamento della madre di Soracco durante il suo rapporto con la ragazza di Genova, quella che lei gli aveva presentato. Non mi spiego, disse l'amica alla polizia, come lei sopportasse la presenza costante della segretaria nell'ufficio del figlio, se allora non accettava il fatto che il sabato e domenica Marco si vedesse con una ragazza. Dice Giacomo Galanti, autore con Igor Patruno del libro Il delitto di Chiavari.
Il primo grande indagato e sospettato di questa storia, di questa vicenda, è Marco Soracco, un datore di lavoro. Insomma, dopo pochi giorni, il giudice, il PM Gebbia, si convince che, per anche alcuni elementi che poi, se voi dopo diremo, il PM si convince che Marco Soracco era invaghito dalla sua segretaria, di Nada, le aveva fatto anche delle avance, rifiutato quella mattina, probabilmente preso da un raptus o da qualche cosa del genere, l'aveva aggredita e quindi diciamo che insomma si convincono gli inquirenti di aver risolto il caso, come succede talvolta e come è successo anche in precedenza, e iniziano a indagare a senso unico, solo su di lui, tutto il resto viene messo da parte. Il giorno dopo l'omicidio, su tutti i giornali nazionali, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, eccetera, questo delitto viene accostato a un altro delitto celebre, che è quello di Via Poma, perché in effetti ci sono molti parallelismi. C'è una segretaria che viene trovata morta nel luogo di lavoro e tutti quindi il replay di Via Poma, è come Via Poma, eccetera. E poi c'è già il mostro da sbattere in prima pagina. Là c'era Pietrino Vanacore, il portiere del palazzo. Qui c'è il datore di lavoro Marco Soracco. In realtà le attenzioni degli investigatori si indirizzeranno a un certo punto anche verso Luciana Signorini, la ragazza che abita nel condominio di Via Marsala 14, il cui scontrino di un locale della zona era stato trovato nel cestino della spazzatura dello studio di Marco Soracco. Quello scontrino era finito lì perché Marisa Bacchioni l'aveva trovato sulle scale e l'aveva poi gettato tra la spazzatura dello studio. Luciana Signorini e la madre, Egle Sanguinetti, vengono interrogate più volte. Il padre della ragazza, Oscar Signorini, è intervistato dal quotidiano La Stampa. Dice: «Mia figlia prende ogni giorno medicine per i nervi, ma le assicuro che è come una bambina. È debole fisicamente, posso assicurare che non farebbe male a una mosca». Quella mattina Luciana Signorini è uscita di casa, ha fatto dei giri nella zona, confermati da persone che ha incontrato. La sua casa è stata perquisita, non è stato trovato nulla. Il suo nome viene comunque scritto nel registro delle notizie di reato. È necessario per procedere ad alcuni accertamenti, come le intercettazioni telefoniche. Nello stesso registro, l'11 maggio, era stato iscritto il nome anche di Marco Soracco. Il commercialista viene interrogato più volte, i giornalisti lo aspettano sotto la sua abitazione. Lui è calmo, sempre disponibile, gentile, non ha mai una reazione innervosita. Il suo ufficio è sotto sequestro, lui compra una fotocopiatrice e lavora da casa. Dice Roberta Gentileschi, che ha collaborato con Margherita Di Biagio, Emiliano Boschetti e Laura Genovesi al libro della serie A Pista Fredda, Il delitto di Nadacella, scritto dalla criminologa Roberta Bruzzone. Chiaramente le indagini su Soracco non iniziano solo e esclusivamente perché magari può aver, tra virgolette, mentito su quello che provava per Nada, che insomma lascia un pochino il tempo che trova, ma per quello che succede, nel senso che l'aggressione avviene in un orario in cui lo studio è ancora chiuso, vengono sentiti testimoni, tra cui appunto anche lui, e dato che non c'erano assolutamente segni di effrazione né a porte e finestre, ci si era chiesti insomma come questa persona potesse essere entrata nello studio. E ovviamente alla luce di quello che noi abbiamo studiato, l'unica strada percorribile ci sembra quella che Nada conoscesse il suo aggressore, perché l'unico modo per entrare lì dentro, conoscendo Nada, dove tutti, assolutamente tutti, dicono che non avrebbe mai aperto ad uno sconosciuto, tanto che in 5 anni non si era mai portato un amico, un'amica, non era mai andato nessuno a studio e comunque non era solita aprire a nessuno che non conoscesse, i modi appunto per entrare lì erano soltanto due, quindi che Nada avesse aperto e quindi ovviamente conosceva la persona a cui aperto e B avesse le chiavi. Qual è il problema delle chiavi? È che le chiavi, a detta di Soracco, le avevano soltanto lui, Nada, la mamma di Soracco e la zia di Soracco, nessun altro. Chi è entrato e come è entrato? Chiaramente ci siamo fatti delle domande, è ovvio come se le saranno fatte gli inquirenti, no? Quindi anche perché Soracco poi una volta sentito dichiarerà, anche se di pochi minuti, diversi orari d'ingresso. Una volta dirà che è arrivato alle 9.05, una volta che è arrivato alle 9.10, una volta che è arrivato alle 9.12, cambiano gli orari. Ci sono anche delle dichiarazioni sempre sugli orari che sono state rese sia dalla mamma di Soracco che dalla zia, dove in un primo verbale vengono fatti degli orari.
Poi successivamente questi orari vengono corretti, soltanto che la correzione viene fatta a penna. Uno dei due verbali è scritto a mano e quindi la correzione comunque risulta a penna. Il secondo è scritto a macchina, la correzione sempre a penna, però non abbiamo la certezza, anzi abbiamo il forte dubbio che le cose magari non siano state fatte proprio correttissimamente, diciamo così, perché quando si fanno delle correzioni in un atto, insomma, chiaramente deve esserci una sigla, una firma, deve essere fatto in un certo modo, ci devono essere certe modalità. Qui, guardando queste carte, sembra, ripeto, sembra, da quello che noi possiamo vedere, perché poi se manca qualcosa non lo sappiamo, però sembra che siano semplicemente stati corretti. Quindi sono stati corretti prima della lettura, dopo la lettura, da chi sono stati corretti? Non c'è una firma, non c'è niente, alcune cose non le sappiamo. E sono stati corretti proprio, sembra ad hoc, per essere coerenti con le dichiarazioni di Soracco. Quindi, ripeto, magari tutto legittimo, tutto corretto, però magari fatto con delle modalità o delle situazioni che il dubbio lo fanno venire. Intanto si continua a indagare sulle conoscenze di Nadacella. Vengono esaminati i suoi diari. I giornali scrivono: nel diario di Nada la verità sul delitto. Non è così in realtà. Ci sono frasi su un ragazzo conosciuto in palestra che viene rintracciato, ma lui non c'entra nulla, i due non si frequentavano. Tutto ruota intorno agli orari della mattina del delitto, al rumore sentito da Liliana Lavagno poco dopo le 9. E poi c'è un altro rumore, questa volta non sentito. Il rumore che ogni mattina veniva prodotto dalle tapparelle dello studio che venivano alzate. Quella mattina quel rumore non è stato avvertito al solito orario. Nadacella alzava le tapparelle appena entrava in studio. Se quella mattina non lo ha fatto è forse perché è stata aggredita subito, appena entrata in ufficio. Ma sono ipotesi, teorie. Ecco cosa disse il padre della ragazza Bruno Cella, intervistato alla trasmissione Mistero in Blu di Carlo Lucarelli. Vedo dai verbali, leggendo, che quella signora precisa che quel mattino, contrariamente alle altre volte, non sente neanche tirare sulle tapparelle. E poi c'è l'acqua, sentita scorrere nel bagno dello studio da un'altra inquilina attorno all'ora del delitto. È l'uomo che è stato intravisto scendere le scale da Egle Sanguinetti verso le 8:50 che lei ha pensato fosse Marco Soracco. Sono tutti elementi comunque vaghi, non riscontrabili, confusi. Ogni inquilino del palazzo dice di aver sentito, notato qualcosa, ma vagamente. C'è un fatto importante. Secondo l'autopsia, i colpi inferti a Nadacella sono stati ripetuti, violenti. La ragazza ha perso una grande quantità di sangue. È impossibile che chi l'ha aggredita non si sia sporcato, che sui suoi abiti non ci fossero tracce del sangue di Nadacella. È il principio di Locard, uno dei principi fondamentali delle scienze forensi, formulato da Edmond Locard nel 1920, quando aprì a Lione, in Francia, il primo laboratorio di medicina legale. Ogni criminale lascia una traccia di sé sulla scena del crimine e porta via su di sé una traccia. Durante tutte le perquisizioni nessuna traccia è stata trovata su nessun abito. L'attenzione è stata anche focalizzata su un finanziere che abita nel condominio, che il giorno dopo il delitto ha portato il suo vestito in tintoria, ma anche quella labile pista non ha portato a nulla. Alla fine resta solo lui, Marco Soracco, almeno così sembra. Ci sono solo ipotesi però. Non è stata trovata l'arma del delitto, in casa di Soracco non è stato trovato nulla che potesse suffragare le teorie degli inquirenti. La cosiddetta scena del crimine è stata compromessa, e non solo perché Marisa Bacchioni ha lavato i pavimenti di pianerottole e scale, ma anche perché i poliziotti all'inizio non hanno recintato la zona interessata su quel pianerottolo e su quelle scale. È arrivato un sacco di gente, dal palazzo ma anche da fuori, curiosi, che volevano vedere ciò che stava succedendo. Anche il bottone ritrovato vicino al corpo di Nadacella non ha portato a nulla. Ma anche per questo particolare, come vedremo, le cose non stanno esattamente così. Marco Soracco rispose così alla trasmissione Mister in Blu alla domanda su che cosa pensava fosse successo la mattina del 6 maggio. Questa, appunto, è un grosso problema, perché ovviamente,
Penso che fosse dovuto a qualcosa legato alla sua, diciamo, sfera personale, che non c'entri la sfera invece lavorativa, che non sia fatto, non sia dovuto a qualcosa di collegato al lavoro, diciamo, allo studio. Però cosa possa aver portato a quell'aggressione violenta come è stata, non ho la più pallida idea. Poi il 27 maggio accade qualcosa. Quel giorno si presenta al commissariato di Chiavari un commercialista, Paolo Bertuccio. Racconta che qualche settimana prima del delitto, il 23 aprile, all'uscita di un convegno svoltosi in città mentre tornavano a casa a piedi assieme, Marco Soracco gli aveva detto: «Fra un po' in ufficio ci sarà il botto. Ne sentirai parlare, se ne occuperanno anche i giornali. E la segretaria se ne andrà. Ma poi la verità verrà a galla». Bertuccio precisa poi però che non ricorda esattamente se Soracco abbia usato proprio quel termine segretaria, oppure abbia detto signorina o ragazza. Bertuccio racconta anche che il giorno prima di presentarsi in commissariato aveva incontrato di nuovo Soracco chiedendogli a che cosa si riferisse la sera del 23 aprile, quando aveva parlato di un botto. Soracco aveva risposto: «Non so, non ricordo». Gli inquirenti chiedono a Bertuccio di telefonare a Marco Soracco ed invitarlo a bere qualcosa in un luogo prestabilito. La polizia registrerà la conversazione. L'incontro avviene il 29 maggio. Bertuccio chiede a Soracco che cosa intendesse con quelle frasi. Lui risponde di ricordare solo che avevano parlato del corso di ballo che frequenta e di una praticante dello studio. Bertuccio ribatte: «Se avessi voluto riferirti alla praticante, c'è solo un modo per chiamarla. Si chiamano praticanti o tirocinanti». Soracco risponde: «L'impiegata non ho mai saputo che volesse andare via. Mi meraviglio di aver detto una cosa così e poi di non ricordarmi niente». Gli inquirenti ci riprovano il 12 giugno. Questa volta l'incontro si svolge nello studio di Bertuccio, che chiede a Soracco se la segretaria avesse mai creato problemi al lavoro. Soracco risponde: «Assolutamente no, era una collaboratrice modello». A quel punto Bertuccio dice: «Tu quelle cose le hai dette, come mi devo comportare? Devo andare alla polizia?» Soracco risponde: «O lo vai a dire alla polizia o lo tieni per te, oppure aspetti che venga fuori qualcosa. Insomma, fai ciò che vuoi, sai ovviamente quelle che possono essere le conseguenze, perché con tutto il senno di poi, sai quello che comporta». Il giorno dopo è lo stesso Soracco, però, a presentarsi in commissariato. Riferisce al vicequestore Pasquale Zazzano, che coordina le indagini per la polizia, tutta la storia, smettendo però di aver mai pronunciato quelle frasi. Finisce lì. Non si scoprirà mai se Soracco stesse alludendo a Nadacella quando parlò della segretaria o della signorina che se ne sarebbe andata. E a cosa alludesse, stando a ciò che riferì Bertuccio, quando accennò al botto di cui si sarebbe parlato. È una delle tante domande di questa storia che non hanno mai avuto risposta. Va anche ricordato che Soracco ha sempre negato di aver pronunciato quelle parole. C'è però qualcos'altro che succede nel mese di maggio. Ed è qualcosa che nel 1996 non porta da nessuna parte, e questo non portare da nessuna parte a vederlo oggi appare strano, incomprensibile, ma che anni dopo risulterà determinante. A essere incaricata delle indagini è la polizia. Ma sono i carabinieri, durante le loro perlustrazioni, a raccogliere due testimonianze. Una persona che chiede l'elemosina e che si aggira di solito nel centro di Chiavari dice di aver visto la mattina del 6 maggio, mentre era con il figlio in auto, parcheggiata in piazza Cavour, vicino a via Marsala, una donna che nei verbali dei carabinieri è descritta come in evidente stato di agitazione. Dice la testimone testualmente: «Teneva sollevata la propria mano destra, visibilmente sporca di sangue. Aveva un cerotto o una fasciatura sul dorso della mano». La donna viene descritta così dalla testimone: età apparente 28-29 anni, corporatura robusta,
altezza 1,70 m circa, capelli neri mossi e spettinati, viso rotondo, carnagione chiara, occhi neri con espressione spaurita. I carabinieri domandano alla testimone se avesse notato macchie di sangue. No, perché era vestita di nero, risponde. La testimone dice di aver rivisto quella donna giorni dopo, vicino al luogo dove era avvenuto il delitto. Il figlio della donna conferma le parole della madre e aggiunge che quando l'hanno rivista, la donna portava guanti chiari. Era giugno, il particolare dei guanti viene sottolineato dai carabinieri. I carabinieri ricordano che il 13 maggio una donna si è presentata alla stazione dell'Arma a Sestri Levante dicendo di avere informazioni che potevano essere utili alle indagini. Aveva chiesto di restare anonima. Quella donna ha raccontato di abitare in Corso Dante, di conoscere una donna di 28 anni piuttosto attraente che abita nella stessa strada, in una casa di proprietà dell'Opera Pia Carità e Lavoro. Ha detto di conoscerla perché quella donna in difficoltà economiche ha chiesto anche a lei i mezzi necessari per il suo sostentamento. Le due erano entrate in qualche confidenza. Secondo la testimone, che vuole restare anonima, quella donna sarebbe uscita più di una volta con Marco Soracco. Sarebbero andati insieme alla discoteca Dolce Vita di Uscio. La donna avrebbe raccontato alla testimone anonima anche di essere stata nello studio di Marco Soracco e di aver conosciuto Nada Cella. Le aveva detto che Nada l'aveva trattata con atteggiamento ostile e sguardo diffidente. La mattina dell'omicidio la testimone anonima aveva visto, così riferì, quella donna uscire di casa alle 8:10 e andare via in motorino. Aveva poi notato che nel pomeriggio aveva appeso vestiti e stracci ad asciugare, cosa disse che non faceva quasi mai. I carabinieri risentono la testimone anonima, che aggiunge particolari. Dice che la donna di cui parla è una ragazza madre, che frequenta corsi di ballo e che dice risulta essere facilmente irritabile e con carattere irruento a tal punto da indurre sospetti sulla sua completa stabilità psichica. Precisa che cosa quella donna aveva detto di Nada Cella dopo averla incontrata nello studio di Soracco. Mi ha guardato con aria severa, ma chi crede di essere? Di quella donna la testimone anonima fa nome e cognome. I carabinieri chiedono al sostituto procuratore Gebbia l'autorizzazione a intercettare il telefono della donna e a perquisire la sua abitazione. L'autorizzazione viene concessa, il nome viene iscritto nel registro notizie di reato. I giornali danno la notizia e parlano di una donna misteriosa, senza mai farne il nome. La chiamano così donna misteriosa. E questo è un particolare sorprendente. Allora, decisamente più di oggi, i giornali scrivevano i nomi delle persone coinvolte, spesso nemmeno indagate nei casi di cronaca. Non c'erano scrupoli. Eppure quel nome non compare da nessuna parte. Dice il giornalista di Repubblica Giacomo Galanti. Una cosa molto particolare, davvero singolare, che solitamente noi giornalisti, quando sappiamo che c'è una nuova indagata, eccetera, abbiamo forse un po', come posso dire, la cattiva abitudine di mettere nome e cognome subito negli articoli, darne ampia pubblicità. In questo caso il nome non viene fuori. Si parla di una ragazza, di una donna che è indagata, che addirittura minaccia di fare dei gesti estremi perché c'è un bimbo piccolo, che lei cade dalle nuvole, eccetera. I giornali riportano erroneamente che quella che chiamano donna misteriosa era un'amica di Nada Cella. Intervistato sul quotidiano La Repubblica, Marco Soracco dice: «Mai conosciuto una donna del genere, tantomeno amica di Nada. Escludo comunque categoricamente che questa fantomatica persona abbia avuto o abbia rapporti con me». Il giorno dopo, sempre su Repubblica, Soracco esclude ancora che quella donna fosse sua amica, tantomeno fidanzata. Dice solo una compagna di danze sudamericane. Lo stesso giorno in cui esce l'articolo sul giornale, e cioè il 31 maggio, arriva a casa di Marco Soracco una telefonata intercettata e registrata. Sono le 9:39 di mattina.
Come risulta dalla relazione degli agenti di polizia, telefonare una donna di nome Anna, che insulta Marco Soracco dicendogli di non essere mai stata innamorata di lui e che anzi lui le fa schifo. 3 giorni prima è avvenuta la perquisizione a casa di quella che i giornali continuano a chiamare in quei giorni donna misteriosa. In un cassetto vengono trovati 5 bottoni descritti nella relazione come identici, di forma circolare con diametro di 2 centimetri circa, costituiti da una base metallica incastonata in una sede di plastica di colore marrone, trasparente con venature. La parte anteriore metallica raffigura una stella a 5 punte, incentrata in una circonferenza con bordo orlato, che contiene la seguente scritta: Great Seal of the State of Oklahoma. I bottoni sembrano quindi molto simili a questa prima descrizione a quello trovato nella stanza dove è stata uccisa Nadacella. La donna, scrivono i carabinieri nella loro relazione, non fornisce giustificate motivazioni circa la provenienza degli stessi, riferendo che erano stati prelevati da una giacca che si era logorata. Poi si ferma tutto. La donna non viene interrogata dagli inquirenti, né vengono fatti confronti con i testimoni oculari. La donna dice che la mattina del delitto era nello studio di un dentista dove si reca quotidianamente per fare le pulizie, ma piuttosto incredibilmente il suo alibi non viene riscontrato. Ai 2 testimoni vengono mostrate delle fotografie di alcune donne, tra cui presumibilmente anche la sospettata, ma non ne riconoscono nessuna. Non viene neanche fatto un confronto con Marco Soracco. La procura emette una nota firmata spiegando che gli accertamenti hanno avuto esito negativo. Gli accertamenti, anche se oggi non possiamo averne la certezza, riguardano probabilmente i bottoni. È presumibile quindi che sia stato fatto un confronto. I reperti erano conservati dalla squadra mobile, quindi polizia, mentre la perquisizione era stata fatta dai carabinieri. È anche possibile, ma è solo un dubbio, che il confronto sia stato fatto fotograficamente. I carabinieri annotano che, pur riscontrando similitudini tra i 2 reperti, entrambi riproducenti analoga effigie, veniva constatato che il bottone rinvenuto presso l'ufficio del Soracco risultava di essere di dimensioni ridotte di colore ottone, evidenziando così nette differenze. C'è un'altra cosa che non viene fatta. Nessuno si occupa di sequestrare e controllare il motorino della donna misteriosa, quello su cui era stata vista il 6 maggio da una vicina di casa. Quella donna, di cui ricordiamolo non è mai stato fatto il nome allora, esce così di scena, dopo pochi giorni. Dice il giornalista del secolo XIX, Graziano Cetara: non fu verificato l'alibi, non fu sentito il dentista presso cui lei si sarebbe dovuta trovare a quell'ora, nell'ora in cui Nadacella fu uccisa. Sotto il corpo, sotto il capo precisamente di Nadacella, fu trovato un bottone di metallo che è risultato in tutto simile, se non identico, a 5 bottoni che nella perquisizione furono di casa. Quella comparazione non fu mai effettivamente fatta, se non tra il bottone trovato nella scena del delitto e una fotografia dei bottoni recuperati dai carabinieri. Questi bottoni inspiegabilmente furono restituiti alla donna, non furono sequestrati, ora di quei bottoni resta solo una foto, una comparazione a distanza. Furono considerati diversi, ma per un errore di valutazione nel colore e nella presenza di una cornice di plastica che nel bottone trovato sulla scena del delitto non c'era più, ma era una parte in plastica che facilmente veniva persa da quei bottoni. Non furono tenute in considerazione le testimonianze. Dopo 4 giorni la sua posizione fu archiviata, i telefoni spenti, non furono più intercettati, perché nel paese Chiavari si suppone abbia goduto di una protezione. I maliziosi ritengono che questa ragazza madre che viveva nell'orbita della chiesa sia stata protetta da qualcuno. Su questo non ci sono prove. Sono sentito dire ipotesi, che però non hanno riscontro. Il dato di fatto è che la posizione della cosiddetta donna misteriosa venne archiviata molto velocemente. Dopo la riapertura dell'inchiesta nel 2021, il carabiniere Giuseppe Marotta, sentito in procura, ha detto:
Insieme a un collega brigadiere, in quei giorni andammo dal magistrato a chiedere di svolgere l'interrogatorio dell'indagata, ma ci disse di chiudere al più presto per non costituire una distrazione alle attività che in quel momento erano in una fase delicata, essendo prossima la definizione del caso. E questa è la cosiddetta visione a tunnel di cui abbiamo parlato. L'attenzione era allora concentrata su Marco Soracco, altre ipotesi venivano considerate distrazioni dalla pista principale. Non sappiamo ovviamente se nel 1996 quella pista avrebbe portato a qualcosa di concreto. Sicuramente, però, non fu percorsa come avrebbe dovuto. Ma andiamo avanti. Le indagini procedono senza che si arrivi a qualcosa di veramente concreto. Il 31 dicembre 1996 la sorella di Nada Cella, Daniela, scrive una lettera alla stampa. Sono mesi che non abbiamo notizie. Secondo noi a Chiavari c'è qualcuno che vuole tenere il caso coperto. Daniela Cella spiega che la sua famiglia ha inviato una nuova lettera al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Ne aveva già inviata una in precedenza, chiedendo che venga cambiata la dirigenza del commissariato chiavarese. Il 10 maggio 1997 viene chiesta al GIP, giudice per le indagini preliminari, l'archiviazione per Marco Soracco. La famiglia Cella, attraverso i suoi avvocati, si oppone all'archiviazione. Il 26 giugno il GIP chiede un supplemento di indagini riguardante alcuni moschettoni e un'imbracatura da alpinista trovati nell'ufficio di Soracco e sequestrati in un secondo momento nell'abitazione dell'amico che glieli aveva prestati. Il GIP vuole capire se della dotazione facesse parte anche una piccozza, che comunque nell'ufficio di Soracco non era stata trovata. Il sostituto procuratore Gebbia ordina gli accertamenti e arriva alla conclusione che la piccozza non esiste. L'amico di Soracco possiede una cetta da campeggio che viene sequestrata ed esaminata. I tecnici della procura l'avevano definita in teoria idonea a provocare le ferite inferte a Nada Cella. Due consulenti nominati dal sostituto procuratore Gebbia considerano invece l'oggetto non idoneo a provocare quelle ferite. Sono analisi comunque piuttosto inutili. L'amico infatti riferisce di non aver mai prestato quella cetta a Marco Soracco. Viene chiesta una seconda volta l'archiviazione. Il 18 luglio 1997, 14 mesi dopo l'omicidio, la posizione di Marco Soracco viene archiviata. Poi dell'omicidio di Nada Cella si torna a parlare sporadicamente. Nel 2000 si accenna a un'ipotesi che viene definita la pista albanese, che coinvolgerebbe alcuni vicini di casa con cui forse la famiglia Cella ha litigato. Un anno prima al delitto di Via Marsala era stato accostato il nome di Sergio Truglio, arrestato e poi condannato per l'omicidio di una donna che si prostituiva, Gordana Matic. Truglio andava in vacanza a volte vicino al paese dove i Cella avevano abitato. Sono tutte ipotesi che si esauriscono in fretta. Nel 2011 si tentano nuove analisi sui reperti, ma anche in questo caso non si arriva a nulla. Nel 2017 accade qualcosa e accade per caso. Quell'anno Antonella Pesce Delfino, genetista e ricercatrice all'Università di Bari, si iscrive a un master di criminologia all'Università di Genova. Deve preparare la tesi finale. Un amico giornalista del secolo XIX, Nicola Stella, le suggerisce di occuparsi del caso dell'omicidio di Nada Cella. Un cold case, un caso insoluto. Antonella Pesce Delfino inizia a studiare la vicenda e chiede un incontro alla mamma di Nada Cella, Silvana Smagnotto. La incontra più volte. Incontra anche Paolo Bertuccio. Un giorno la madre di Nada Cella chiama Antonella Pesce Delfino, dice: nello studio del nostro avvocato ho recuperato alcuni scatoloni di documenti che ti possono servire. E in uno di quegli scatoloni che Antonella Pesce Delfino trova, in mezzo ad altro materiale, 12 pagine di verbale.
Soni ha reso conti dei carabinieri delle indagini su quella che era stata chiamata nel 1996 dai giornali la donna misteriosa. Di quei verbali, di quelle relazioni, non c'è nessuna traccia nella relazione tecnica della polizia. Come se polizia e carabinieri non si fossero mai parlati. Di quella donna c'è il nome. Si chiama Anna Lucia Cecere. Da molto tempo non abita più a Chiavari, si è sposata, vive a Boves, in Piemonte. Antonella Pesce Delfino prova a contattarla su Facebook. La donna risponde. La genetista riesce a farsi dire dove abita e dopo qualche giorno parte per Boves. Si presenta come ricercatrice dell'università, chiede ad Anna Lucia Cecere di raccontare la sua storia. Cita delle persone che la ricordano a Chiavari, ma il colloquio finisce lì in maniera brusca. Le due però prima si sono scambiate i numeri di telefono. Qualche giorno dopo Antonella Pesce Delfino inizia a ricevere messaggi minacciosi da Anna Lucia Cecere. Sono messaggi sempre più pesanti. Antonella Pesce Delfino va in questura a Genova. Mostra i messaggi ricevuti da Anna Lucia Cecere. Poi un giorno fotografa il verbale di 12 pagine dei carabinieri e lo invia via WhatsApp a un funzionario della squadra mobile di Genova. Dopo pochi minuti riceve una telefonata. È la polizia. E questo da dove salta fuori? Chiedono. Dalle carte dell'inchiesta, risponde lei. Passano altri giorni. Antonella Pesce Delfino viene convocata in procura a Genova dal procuratore capo Francesco Cozzi, che in passato ha lavorato alla procura di Chiavari. Lui ascolta la storia di quel verbale finito in mezzo alle carte dell'inchiesta. Il 6 maggio 2021, a 25 anni esatti dall'omicidio di Nada Cella, il procuratore Cozzi convoca una conferenza stampa. Dice il caso è riaperto. L'indagine è affidata al sostituto procuratore Gabriella Dotto. L'indagine al momento è contro ignoti. Ricorda Antonella Pesce Delfino. Io stavo facendo il master in scienze forensi all'Università del San Martino e avevo necessità di fare la tesi. Non avendo un argomento di tesi, un tuo collega, un giornalista, mi suggerì il caso di Nada. E quindi ho conosciuto Silvana. Io inizialmente dovevo solo fare una tesi, diciamo, dal punto di vista genetico, perché io ho sempre lavorato nella genetica a Bari, al Policlinico. E poi di là, conoscendo Silvana, le cose sono cambiate, perché mi sono appassionata e quindi ho iniziato a leggere i verbali. Quando ho iniziato a leggere i verbali sono andata avanti né più né meno come vado avanti di solito nella genetica, nel senso che si porta avanti tutto finché qualcosa non si attesta il contrario. Quindi ho portato avanti varie teorie, varie ipotesi, varie piste, tutte insieme, erano circa 5-6 diverse. E poi le altre sono andate via da sole, nel senso che c'era sempre chi prima, chi dopo, un elemento che me le facesse decisamente escludere. E l'unica pista che rimaneva in piedi era quella della indagata. Antonella Pesce Delfino parla di Anna Lucia Cecere come indagata, perché in seguito alla riapertura delle indagini la donna venne poi scritta nel registro delle notizie di reato. La procura di Genova incarica il professore Emiliano Giardina, genetista, di riesaminare tutti i reperti ancora disponibili. Intanto viene rinvenuto il testo di un'altra intercettazione di cui non si era parlato nel 1996. È una telefonata di 7 minuti in cui una donna non identificata parla con Marisa Bacchioni, la madre di Soracco. La donna dice: «Venivo giù in macchina da Carasco, ha capito? E l'ho vista, era sporca, ha infilato tutto nel motorino, io l'ho salutata, non mi ha guardato. E poi, dico la verità, 15 giorni fa l'ho incontrata nel caruggio che andava alla posta, non mi ha nemmeno guardata, è scivolata di là». Marisa Bacchioni, sentita dalla polizia, dice di non sapere chi fosse quella donna che le ha telefonato, cosa che agli inquirenti appare piuttosto strana visto che la telefonata è durata 7 minuti. La polizia fa anche avere alla stampa stralci di quell'intercettazione, perché la sua pubblicazione aiuti a risalire all'identità della donna che aveva telefonato a Marisa Bacchioni. Vivo giù in macchina, sì,
da Carrasco, capito? Sì. L'ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel motorino, io l'ho salutata, non mi ha guardato, e infatti ci dico la verità, 15 giorni fa l'ho incontrata in Carrugio che andava alla posta, non mi ha nemmeno guardato, è scivolata di là verso Siena. Non si conoscono, signore, è che stanno tutte zitte perché eravamo diverse, io non faccio il nome perché eravamo diverse, io non so perché le altre non parlano, eravamo in 5. Ma pensi un po' che io sospetto mi è venuto al pomeriggio quando l'ho saputo. Sì. Ho detto, Madonna, quella stamattina ti dici che ho detto che l'ha nato un santo così. Però anche poi abbiamo parlato con qualche ragazza tra noi, ha detto sì, dice ce l'ha l'ardire, perché quando dice che si spacca la testa in due. Il 26 maggio 2021 Marco Soracco e Marisa Bacchioni vengono chiamati in questura per rendere sommarie informazioni testimoniali. Mentre sono in attesa di rendere le loro dichiarazioni, la madre dice al figlio: guarda un po' quanto danno ci ha fatto quella donna lì. La pubblico ministero Gabriella Dotto annoterà poi che questa frase veniva pronunciata in una fase davvero prematura delle indagini preliminari, che erano in quel momento a carico di ignoti, e come fosse del tutto inspiegabile questo, considerando, scrisse la PM, la dichiarata superficiale conoscenza con la Cecere. Soracco, annoterà al pubblico ministero, prudentemente resta in silenzio. Il 23 luglio 2021, in una conversazione intercettata in auto, Marisa Bacchioni definisce Anna Lucia Cecere quella disgraziata, manifestando timore, scrive la PM, che se le accuse si fossero davvero concretizzate su questa donna, lei, cattiva com'è, avrebbe potuto mettersi contro di lui. Sempre secondo la procura, queste conversazioni venivano registrate nonostante che, è scritto, le modalità di utilizzo del telefono, davvero limitate a partire dalla convocazione in polizia, e il contenuto di alcune conversazioni intercettate impongono di considerare che Soracco e sua madre sapevano o sospettavano di essere intercettati, e ciò giustifica il loro atteggiamento sempre assolutamente prudente. Inoltre, scriverà sempre la pubblico ministero che conduce le nuove indagini, Marisa Bacchioni avrebbe nascosto all'inquirente alcune confessioni ricevute dalla vicina di casa Liliana Lavagno, considerata, scrive la PM, la portiera del caseggiato perché era solita controllare ogni movimento con lo spioncino dalla finestra della sua abitazione. Con gli investigatori Lavagno si era mostrata reticente. Invece a Marisa Bacchioni avrebbe confidato di una persona che si sarebbe allontanata in motorino dopo aver sceso in fretta e furia le scale. Il tutto in seguito a rumori e urla provenienti dallo studio. Nel 2021 sia Marisa Bacchioni che Marco Soracco, scrive ancora la PM, riferiscono di aver immediatamente rappresentato alla polizia, a suo tempo, questa circostanza importante, se non addirittura fondamentale per l'accertamento dei fatti, ma anche per allontanare i sospetti da Soracco, all'epoca indagato, scrive la PM, e che la polizia avrebbe compiuto accertamenti in merito, senza alcun profitto, perché la Lavagno non aveva inteso confermare per paura di un qualche pericolo di ritorsione. In realtà, conclude la PM, nessuna traccia esiste negli atti delle indagini su questa riferita attività di polizia. Dalle nuove perizie scientifiche non emergono prove decisive. Il motorino che Anna Lucia Cecere aveva nel 1996 esiste ancora, ma non viene trovato nulla. Va detto che molte parti, soprattutto quelle in plastica, sono state sostituite. I bottoni trovati nel 1996 nella sua abitazione non esistono più. Il confronto può essere fatto solo con alcune fotografie scattate allora dalla polizia. È anche difficile recuperare tutti gli atti delle indagini, perché in una delle tante alluvioni che hanno colpito Genova, parte di quel materiale è andata distrutta. Quando il 4 febbraio viene depositata in procura la perizia del genetista Giardina, sono stati esaminati quasi 100 reperti. La prova che Anna Lucia Cecere si trovasse la mattina del 6 maggio nello studio di Marco Soracco non c'è. Sono emersi indizi, conferme di teorie, ma prove non sembrano esserci.
dice Giacomo Galanti. Questo caso è anche molto sfortunato, perché parte delle carte dell'indagine, e sono veramente tante, sono andate perdute per una delle tante alluvioni che ha colpito Genova, la Liguria, Chiavere e dintorni. Ecco, intercettazioni. La cosa strana è che questa donna, Anna Lucia Cecero, ha una telefonata con Marco Soracco, brevissima, in cui gli dice: io non ti amo, mi fai schifo. Poi sappiamo che un'amica di Soracco, pochi giorni dopo il delitto, intercede per Anna Lucia per chiedere di darle il posto di lavoro che era di Nada. Altra cosa strana è che in quei giorni, prima ancora dell'indagine, che si aprisse tutta la questione, eccetera, Anna Lucia Cecere cerca degli avvocati, cioè cerca dei numeri di avvocati, si informa, eccetera, eccetera. C'è poi un'intercettazione invece che riguarda il convento dei frati, dove c'era un legame, perché noi dobbiamo sottolineare che Anna Lucia Cecere era stata adottata, lei è originaria di Caserta, della Campania, ed era cresciuta nell'istituto delle suore Giannelline, ironia della sorte, lo stesso di Nada Cell, e abitava in una casa della curia, di quelle case, non voglio dire, non è corretto dire una casa popolare, però molte volte nelle città la curia c'ha vari appartamenti, eccetera, che dà in affitto. C'è questa strana intercettazione in convento di un frate, cui parla con un, non mi ricordo se era un poliziotto, un carabiniere amico, eccetera, e qui dice: ma guarda, forse non chiamare più, non parliamo, parlano del delitto, dice: ma lascia stare, che questo è un caso strano, che poi ha telefonato anche quella. Diciamo che iniziano dalle intercettazioni, emerge che tante persone sanno più di quello che hanno raccontato. Questo è sicuro. Nel dicembre del 2023 la Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio per Anna Lucia Cecere con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà. Viene chiesto il processo anche per Marco Soracco e la madre, Marisa Bacchioni, accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni al Pubblico Ministero. Secondo la tesi della Procura di Genova, Anna Lucia Cecere avrebbe ucciso Nada Cella per motivi di rancore e gelosia verso la vittima, per la posizione che lei occupava all'interno dello studio di Soracco e per la sua vicinanza al commercialista. Soracco e la madre avrebbero mentito. Secondo loro il commercialista era sceso in studio solo qualche minuto dopo le 9:10, ma risulta invece provato. È scritto nella richiesta di rinvio a giudizio il suo accesso in studio prima delle 9 e la conoscenza dell'identità dell'autrice dell'aggressione. Inoltre, secondo l'accusa, Soracco avrebbe mentito sulla sua conoscenza con la Cecere, dichiarando di non aver avuto alcuna relazione, ma solo una occasionale frequentazione, e che la donna non era mai andata in studio, eccetto che in una sola occasione, qualche giorno prima dell'omicidio, in cui l'aveva ricevuta la segretaria Nada Cella. Soracco, secondo la PM, avrebbe mentito anche in merito alla telefonata ricevuta personalmente il giorno in cui la stessa Cecere subì una perquisizione. Non sono mai stata innamorata, anzi, mi fai schifo. E ometteva di fornire informazioni utili, asserendo solo di aver considerato la persona della Cecere figura non importante. E poi dichiarava di non essersi accorto di quanto accaduto alla segretaria, di aver inizialmente pensato ad un malore o un urto accidentale su qualche spigolo, pur avendo ritenuto in realtà che fosse necessario astenersi dal toccare la vittima o altri oggetti nella stanza. Parliamo di un omicidio che riporta a quasi 30 anni fa una giovane uccisa nello studio dove lavorava. Chiavari, accertamenti hanno rivelato inspiegabili lentezze e oggi l'udienza preliminare per decidere se ci sarà un processo. Ci racconta Simone Gorla. È un giorno importante. Triste. Un giorno triste e atteso da 28 anni, Silvana Smagnotto, la madre di Nada Cella, chiede giustizia dal 6 maggio 1996, quando a 25 anni Nada fu uccisa a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava come segretaria, un delitto rimasto senza un colpevole. Le prime indagini si concentrarono sul commercialista, ma senza esito. La scena del crimine è subito ripulita, l'arma mai trovata, una serie di errori finirono per affossare le indagini. Fino al 2021, quando viene aperto un nuovo fascicolo, grazie all'impegno della famiglia Cella,
cella della criminologa Antonella Pecedelfino, che raccoglie nuovi elementi, tra cui un bottone accanto al corpo della vittima. Ce n'erano altri uguali a casa di Anna Lucia Cecere, una conoscente di Soracco che oggi vive in provincia di Cuneo ed è indagata per omicidio volontario aggravato. Cecere, secondo l'accusa, sarebbe stata gelosa di Nada, sia per il suo posto di lavoro che per le attenzioni di Soracco. Lo stesso commercialista e la madre sono accusati di favoreggiamento e falso perché avrebbero coperto la donna. Le nuove indagini genetiche non hanno portato certezze. A carico dell'imputata ci sono indizi, come testimoni che videro una ragazza allontanarsi sporca di sangue. Il GUP dovrà decidere se mandare a processo sulla base di questi indizi o stabilire il non luogo a procedere e lasciare forse per sempre la morte di Nada Cella senza un colpevole. Sull'ipotesi della colpevolezza di Anna Lucia Cecere è scettico il gruppo di lavoro A Pista Fredda, guidato da Roberta Bruzzone. Dice Roberta Gentileschi. Noi ne abbiamo parlato, diciamo, senza carte alla mano, insomma, ovviamente. Parlando soltanto a rigor di logica, per quello che noi abbiamo visto leggendo le carte precedenti, diciamo, passami questo termine, ci sembra una cosa abbastanza assurda, perché innanzitutto non sembra assolutamente provato che ci sia un rapporto, diciamo, che possiamo definire sentimentale tra i due. La motivazione della gelosia secondo me non regge assolutamente, anche perché tra l'altro Nada non le interessava nulla di Soracco e tra l'altro se ne voleva anche andare, quindi ben felice eventualmente di lasciare il posto alla nuova, diciamo, segretaria. Per quanto riguarda i reperti, che si parlava del motorino, che era scappata col motorino, da quello che mi risulta non è stata trovata nessunissima traccia di sangue sul motorino di cui si è tanto parlato. Quello che lo collega sarebbero questi famosi bottoni che sono stati ritrovati poi all'epoca dentro questo cassetto. Bottoni che noi ci siamo, diciamo, in qualche modo informati, ci hanno detto che anche all'epoca erano già in produzione da tante case diverse, da una decina d'anni, che erano sia per maglioni, giacche, eccetera, sia maschili che femminili, che erano prodotti in modalità simili, cioè nel senso non erano tutti uguali, ma erano sempre molto simili. Che cosa fa la signora? Prende il maglione, butta il maglione, taglia tutti i bottoni e se li mette nel cassetto. Cioè, per carità, nel senso, ognuno fa quello che crede, momenti, diciamo, di follia ci sono, però razionalmente è assurdo. Tra l'altro la cosa più assurda, secondo noi, proprio in assoluto, che veramente ci ha fatto, se mi permette, anche sorridere, cioè Soracco è stato indagato per omicidio, quindi voglio dire, perché adesso, cioè lui secondo gli inquirenti avrebbe, diciamo secondo le accuse che gli vengono mosse oggi, fondamentalmente non detto la verità agli inquirenti, mentito a PM per coprire la Cecere. Quindi la Cecere sarebbe stata l'autrice e lui avrebbe nascosto la verità per coprire la Cecere, una persona che è stata indagata per omicidio. Cioè lui avrebbe, per una persona che lui fondamentalmente non conosce, non è un parente, non è la moglie, non è nessuno, poteva esserci un interesse, non si sa, non è stato provato, perché a quello che si dice sembra che l'interesse eventualmente sia solo da parte di lei, poi questo non lo sappiamo. Però io, che vengo indagato per omicidio, lascio così le cose, non dico nulla, accetto questa posizione per tutto il tempo per cui lui è stato indagato e ad oggi comunque viene sempre, no, puntato come Soracco per la persona dove è, per coprire qualcuno con il quale non ho nessun rapporto. Cioè, al contrario, poteva essere logico, al contrario, ma così. Nel marzo del 2024, la giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, decide il non luogo a procedere per Anna Lucia Cecere. Secondo la giudice, quelli presentati dalla Pubblico Ministero sono soltanto sospetti, nemmeno indizi. E questi sospetti non possono portare a formulare una ragionevole previsione di condanna, come vuole la riforma Cartabia, e renderebbero inutile il dibattimento, visto il quadro probatorio per alcuni aspetti contraddittorio e insufficiente. La GUP scrive che esistono inoltre anche ipotesi alternative di ricostruzione degli accadimenti, peraltro riconducibili a un movente più solido rispetto a quelli effimeri e comunque non sufficientemente provati né suscettibili di ulteriore sviluppo. La GUP si riferisce alla possibilità che Nada Cella avesse scoperto qualcosa di poco chiaro nelle attività dello studio di Marco Soracco. In particolare cita le dichiarazioni di uno zio di Nada Cella, a cui la ragazza avrebbe confidato di aver visto buste di denaro ed era convinta che nello studio
succedesse qualcosa di losco che coinvolgeva gente in divisa e gente del porto. Tale movente, scrive la giudice, sembra rappresentare non solo un'alternativa logica più plausibile rispetto a quelli sopra delineati, ma anche trovare il riscontro probatorio che sopra risulta mancare. Quanto al bottone, si tratta, secondo la giudice, di un mero indizio di per sé non preciso, cioè non univoco né corroborato da ulteriori gravi indizi. Le nuove indagini, scrive, hanno superato il profilo della diversa grandezza, ma non quello del diverso colore, e il fatto dell'assoluta diffusione di bottoni del tutto analoghi e molto simili sul mercato. Quanto a Soracco e alla madre, secondo quanto scrive la GUP, risulta con solare evidenza il tentativo del commercialista e della madre di depistaggio delle indagini, rendendo false dichiarazioni nel 1996 e nel 2021. Ma si reputa che i due si siano limitati ad astenersi dal rendere dichiarazioni autoindizianti o a tutelare il prossimo congiunto. La giudice spiega che, richiesto a Marco Soracco di rispondere alle domande afferenti all'omicidio aggravato, reato imprescrittibile per il quale era già stato indagato, non poteva certo prevedere che la pubblica accusa, pur collocandolo nel luogo dello stesso allora in cui fu commesso, avrebbe recisamente escluso ogni suo coinvolgimento nel delitto, anche solo sotto il profilo del concorso morale, e ciò lo legittimava a tacere. Lo stesso vale per la madre, quantomeno nell'ottica di tutelare il figlio. Il codice penale nell'articolo 384 prevede che non sia punibile il soggetto che ha commesso reati di falso o omissione per salvarsi da un grave e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell'onore, come l'indagato rispetto a una condanna penale. In parole semplici, se un indagato mente, non può essere accusato di averlo fatto perché rientra nei suoi diritti di difesa. Ma cosa si intende con la ragionevole previsione di condanna prevista dalla legge Cartabia? La riforma, denominata appunto Cartabia dal nome della ministra della giustizia che l'ha scritta, Marta Cartabia, ha modificato in parte le norme dell'udienza preliminare. La nuova regola di giudizio prevede che il proscioglimento venga emesso anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Dice Antonella Pesce Delfino. Poi quando c'è stata l'udienza preliminare sono rimasta molto basita, ma non perché non si sia arrivati, o meglio, non perché nel luogo dell'udienza preliminare non ci sia stato il proseguo e il rinvio a processo, perché mi sono resa conto della deriva della giustizia in Italia, nel senso che non faccio un caso personale di Nada, però sarebbe il caso che qualcuno in Italia si assumesse la responsabilità di dire che non esiste più il processo indiziario in questo Stato. Qualcuno si dovrebbe assumere la responsabilità di dire ai familiari delle vittime: signori, se non ci riesce la procura entro 2 anni, poi i casi si possono riaprire solo con il DNA. Questo è aberrante. È un'opinione, ovviamente. Al contrario, c'è chi sostiene che la formula della ragionevole previsione di condanna eviti ai tribunali di perdere risorse e tempo con processi basati su indizi non sufficienti e che non abbiano solide e concrete basi per essere svolti. Sono appunto opinioni diverse. Che cosa significhi esattamente la ragionevole previsione di condanna? Lo spiega l'avvocato penalista Luigi Dell'Aquila. Allora, la riforma Cartabia di fatto si è posta l'obiettivo di andare a velocizzare la macchina della giustizia, cercare di rendere più efficiente e più efficace i processi penali. Tra i vari punti che è andata a toccare la novella legislativa nel processo penale, perché poi tocca anche il processo civile, va a, come dire, potenziare, secondo alcuni commentatori, l'udienza preliminare. L'udienza preliminare
premessa e quel momento del procedimento penale che dovrebbe svolgere una funzione filtro, viene chiamata udienza filtro. Perché? Perché quando giungono davanti al giudice dell'udienza preliminare i fascicoli del pubblico ministero, perché il giudice dell'udienza preliminare viene chiamato in gergo un giudice senza fascicolo, non ha il suo fascicolo, lui giudica sulla base del fascicolo del PM che contiene tutte le indagini. Quando giunge quindi a lui il fascicolo del PM con una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, che ha quindi formulato un capo di imputazione, il GUP cosa deve fare? Deve andare, dove prima della riforma Cartabia doveva andare a valutare se far procedere il processo nella sede dibattimentale qualora vi fossero degli elementi nel quadro probatorio sufficienti a sostenere l'accusa. Quindi, laddove sulla base di quello che lui legge nel fascicolo del PM, l'accusa formulata nel capo di imputazione è sufficientemente sostenibile e ritenga che il momento del dibattimento, che è il luogo del procedimento in cui si forma la prova del contraddittorio delle parti per eccellenza, sia necessario per far sì che si possa giungere nel merito ad una completa, diciamo, un completo giudizio approfondito, allora passava tutto al dibattimento con quello che si chiama il decreto che dispone il giudizio. La Cartabia cosa fa? La Cartabia si pone l'obiettivo di andare a rendere più efficace questo passaggio. Cioè dice, l'obiettivo è andiamo a passare al dibattimento tutto quello che effettivamente possa giungere ad una condanna. E quindi modifica il comma terzo del 425 del codice procedura penale, andando ad inserire quella che è la locuzione che è oggetto di grande discussione tra i commentatori, la giurisprudenza e la dottrina, cioè la formula della ragionevole previsione della condanna. C'è però un altro elemento da valutare, dice ancora l'avvocato dell'Aquila. Il rovescio della medaglia qual è? È che al GUP, che non è il giudice del dibattimento, sia ben chiaro, non è il giudice che affronta le parti ed è, diciamo, lo spettatore, tra virgolette, della formazione nel contraddittorio delle parti, della prova, anche quella decisiva. Lui è sostanzialmente quello che cartolarmente legge il fascicolo del pubblico ministero, lo legge in maniera statica. Quindi, secondo molti critici, c'è un problema che al giudice d'udienza preliminare stiamo andando a conferire un compito di valutazione prognostica, di anticipazione di quello che sarà il processo del dibattimento. E quindi il suo decreto che dispone il giudizio deve avere già ben chiaro quello che sarà il percorso che assumerà l'istruttoria dibattimentale davanti a un altro giudice in un secondo momento. Da pubblico ministero Gabriella Dotto ha presentato appello contro la sentenza di non luogo a procedere. La PM nella sua richiesta sostiene che la sentenza ha svilito la complessità della vicenda e che ci sono state da parte della giudice per l'udienza preliminare travisamenti, ma anche implicitamente ripetute omissioni di valutazioni di temi e argomenti di fondamentale importanza. Si parla dell'alibi mai verificato di Anna Lucia Cecere, della testimonianza della vicina di casa della donna, quella che disse di averla vista andare via quella mattina in motorino e di averla ascoltata mentre parlava dei suoi rapporti con Marco Soracco. Si parla poi nella richiesta d'appello del motorino, le cui parti in plastica sono state tutte sostituite con parti, scrive la Pubblico Ministero, probabilmente comprate al mercato dell'usato già sul finire degli anni 90. Motorino che, è scritto, dal 1995 non risulta mai essere stato coinvolto in sinistre stradali, così come non risulta mai essere stata coinvolta la sua proprietaria, Anna Lucia Cecere. Si cita poi la testimonianza di un soccorritore a cui Soracco avrebbe detto quella mattina di essere rientrato in ufficio, come a dire che c'era già stato. La Pubblico Ministero scrive poi che il movente alternativo
vale a dire la necessità di liberarsi del rischio che Nada Cella svelasse il suo segreto, implicherebbe un omicidio premeditato, del tutto incompatibile con le modalità di esecuzione, ma anche con il luogo e il tempo di esecuzione. È del tutto irragionevole pensare che il commercialista abbia potuto programmare l'uccisione nel suo studio in orario di imminente apertura al pubblico. E anche l'ipotesi che Soracco abbia agito d'impeto contrasta completamente, come visto, con l'indole pacatissima dell'uomo e anche con la sua stessa chiamata al numero d'emergenza della polizia 113 mentre la vittima era ancora viva, esponendosi di fatto a rischi gravissimi. Quella della pubblico ministero e della giudice per le indagini preliminari sono visioni molto diverse su ciò che accade la mattina del 6 maggio 1996 a Chiavari. Alla base delle due ipotesi opposte ci sono deduzioni divergenti su quale sia stato il movente che ha portato all'omicidio di Nada Cella. E anche visioni diverse sugli indizi, considerati da una parte consistenti e concordanti e dall'altra del tutto insufficienti e labili. Ci sono anche ipotesi diverse, dice Roberta Gentileschi. Noi siamo, ripeto, ci mancano delle carte, non eravamo sulla scena, quindi la nostra opinione è stata fatta su una lettura attentissima, però di quello che avevamo. Quindi se manca qualcosa, purtroppo su questo, anzi no, se manca qualcosa, però non sappiamo quanto questo qualcosa possa essere dirimente per cambiare opinione, no? Noi ci siamo fatti un'idea e la nostra idea da sempre è che sia una mano femminile che ha agito nei confronti di Nada, ma secondo noi non la Cecere. Questo perché abbiamo innanzitutto un lasso di tempo in cui l'aggressione è avvenuta, che è circa un quarto d'ora a 10 minuti. Quindi in questo lasso di tempo l'aggressore dovrebbe essere entrato, andato da Nada, tra l'altro ripetiamo con queste modalità perché Nada, cioè non è stata aggredita, quindi in qualche modo deve essere entrato volontariamente, probabilmente deve essere iniziata una discussione. Pensiamo anche che questa aggressione mortale poi non era voluta. Secondo noi è scaturita da un diverbio, un qualcosa che probabilmente in quel momento Nada non ha accettato, non ha voluto, e quindi c'è stata una reazione violenta di questa persona che probabilmente non pensava in quel momento di diventare di lì a poco un assassino. Una persona che non è stata vista entrare, non è stata vista uscire, non sono stati visti soggetti estranei al palazzo. E ne sono entrate e uscite diverse di persone, in quel momento il palazzo era assolutamente attivo. È vero che non poteva non avere le suole sporche, ma un po' di sangue addosso sì, un po' di schizzi sì, anche perché gli schizzi nella parete c'erano, addirittura aveva colpito una talmente forte con questo oggetto che aveva anche inciso una parte del muro, della parete. Quindi anche se solo nella mano il sangue c'era. Quindi noi non abbiamo risposte, ci siamo fatte però domande. È potuto uscire tranquillamente questo soggetto dal palazzo senza essere visto? Sconosciuto, ok, ma anche sporco? Oppure magari, è solo una domanda, ribadisco, è solo una domanda che ci siamo fatti come tante altre domande, ma poteva essere più semplice rimanere all'interno del palazzo per non essere visti, piuttosto che uscire fuori? Perché è rimasto all'interno del palazzo? Si è nascosto o ci abitava all'interno del palazzo? E poi un'altra domanda, le intercettazioni telefoniche? Mancano tanti tabulati che sono stati richiesti, ma sembra, a noi sembra, ripeto, che non siano stati prodotti, tra cui anche quello dell'ufficio, per cui non si sa bene in che orario Soracco abbia fatto alcune telefonate, diciamo sono stati poi fatti dei calcoli da altri tabulati, ma è stata sentita, e questo è essenziale, ed è questo che ci ha fatto tanto tanto riflettere, una cliente dello studio che in quel lasso di tempo proprio dell'aggressione, in questi famosi 10-15 minuti, telefona per ben 4 volte allo studio e inizia da poco prima delle 9, adesso non ricordo bene il minuto preciso, ma tipo alle 9:15, 9:16, 9:17, dove all'ultima telefonata gli risponde Soracco, diciamo, dicendo quello che era successo. Alla prima non risponde nessuno, ma nelle due, diciamo tra la prima e l'ultima, risponde una voce femminile
non giovane e agitata che gli dice che ha sbagliato numero. Peccato che questa signora, chiaramente sono le parole di questa signora, dichiara di aver controllato il numero, di aver rifatto sempre lo stesso numero e addirittura che prima di fare, se non ricordo male, l'ultima telefonata, lo stesso numero lo ha controllato anche con un collega di lavoro e lei dichiara che il numero era sempre e solo quello e all'ultima telefonata risponde Soracco. Allora, la nostra domanda, e rimane solo una domanda, è: qual è la voce femminile, non giovanile e abbastanza agitata che nei 10 minuti in cui Nada veniva aggrignita mortalmente, teoricamente risponde allo studio Soracco? Sono domande che si uniscono alle tante di questa vicenda, che non hanno mai avuto risposta. Spetta ora alla Corte d'Appello di Genova decidere se confermare in un luogo a procedere nei confronti di Anna Lucia Cecere, chiudendo forse per sempre questa storia, oppure se accogliere il ricorso del pubblico ministero, arrivando a una conclusione diversa. Nada Cella è stata assassinata più di 28 anni fa. Avete ascoltato la seconda parte di Indagini sull'omicidio di Nada Cella. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.